La Valtor ha vinto 86-61, ma non deve spaventare il divario finale, perché per 25 minuti abbiamo giocato alla pari con 100. Contrariamente a gara 1, coach, c'è da prendere di buono, di strabono questi 25 minuti. Sì, abbiamo giocato per più di metà partita alla pari contro una squadra forte come il Cento sul loro campo, dove continuano a aver perso una partita soltanto. Come hai detto te, il punteggio, per chi legge solo il punteggio finale, può sembrare una partita simile a gara 1, ma è stata una partita completamente diversa. Sono molto contento dell'andamento della partita, sono molto contento di ciò che hanno fatto i nostri ragazzi in campo, perché dal primo al 40° minuto, al di là del punteggio, al di là dei minutaggi, hanno dato il 100%. E la dimostrazione di tutto questo è il nostro vice capitano Marco Petrucci, che meno di 48 ore fa ha avuto una brutta distorsione alla caviglia, non doveva essere della partita, ha fatto il tutto per tutto per esserci, ma mi ha chiesto, mi ha scongiurato di giocarla, e quindi questo è indicativo dell'anima di ogni giocatore della nostra squadra. Il Cento da squadra molto forte qual è brava a punire ogni piccolo errore degli avversari, a punirlo con un contropiede, con un canestro da tre punti, piuttosto che con una situazione da 2-1. Noi abbiamo sbagliato dei tiri aperti, però loro sono la miglior difesa del loro girone, in attacco girano forte, e quindi onore a loro. Ma noi venerdì abbiamo l'ultima possibilità per gioire di fronte, insieme al nostro pubblico, perché da ora in poi il nostro obiettivo è allungare la serie anche soltanto di una partita, e vi do la mia parola che ci proveremo con il grande cuore che abbiamo dimostrato per tutta la stagione. Possiamo allungare la serie, però abbiamo bisogno di tutto il popolo rosso-blu. Venerdì al Palaterme alle 21 arriveranno almeno 200 tifosi da 100, e dobbiamo, scusate il gioco di parole, ma dobbiamo farci trovare pronti. Il Palaterme dovrà essere una bolgia, dovrà essere il palazzetto che può trascinare, che può essere l'uomo in più, come è stato questo Palarcos in queste due partite. Il Palaterme ha le potenzialità per farlo. Venite tutti al palazzetto, i ragazzi, il coach e lo staff promettono di fare di tutto per allungare questa serie. Ce lo meriteremo, ma comunque vada, ve lo ribadisco, sarà un successo.